patito troppo. Se li ha già visto che cosa. Io rivolgo indietro i miei bambini. Voglio indietro i miei figli, e questo penso che una madre, chiunque sia madre o genitore, mi può capire. Se gli è già stata punita. Avevo mio marito che purtroppo ogni tanto diventava violento. Sono andata dalle assistenti sociali, le quali un po' conoscevano il mio problema. L'unica soluzione era prendere i miei figli momentaneamente finché io mi sistemavo, perché altrimenti come avrei fatto a stare con loro? Ero indigente. Forse alla fine ci si deve sentire davvero un po' male. Come lavoro avevo trovato da lavorare in una birreria come cameriera, però ovviamente non gli è bastato, perché non era un orario normale per una famiglia, per stare con dei figli, insomma. Ho continuato a cercare e ho cominciato a lavorare in un'agenzia di pulizia, però secondo loro anche lì lo stipendio non era abbastanza per il mantenimento di una famiglia. Finché ho trovato, penso in un anno, sarà passato un anno, ho trovato un lavoro con contratto a tempo indeterminato in una lavanderia dove facevo l'operaia. Ho cambiato lavoro perché era distante anche da casa, che finalmente ho trovato. Adesso sono a lavorare in una ditta da 2 anni con il contratto come volevano loro, però ancora non si è risolto niente. Mi avevano chiesto anche la patente, che secondo loro per avere dei figli bisogna avere anche la patente. Ho fatto anche questo e ancora non è bastato. Forse la vita non è stata tutta persa. Dopo aver trovato il primo lavoro, nel giro di 3 mesi avevo trovato anche casa, però per loro non era adatto. Oggi ho continuato a cercare di migliorare la mia situazione. Oggi vivo in una casa la quale era stata programmata anche per i bambini, e questo ancora non basta, io sto ancora aspettando. Nonostante tutto ciò, un giudice ha decretato che io e i miei figli non posso averli perché non sono una persona affidabile. Se ho fatto tutto questo fino adesso, continuerò ancora a lottare per loro, perché così come le ho dato la vita, sono disposta a dare la mia vita per loro. Rivoglio indietro i miei bambini, rivoglio indietro i miei figli, e Carmen Manzolillo ci ha raggiunti ed è qui con noi oggi, quindi la invitiamo a entrare, perché questa storia ha altri aspetti, perché ci racconti oggi come stanno le cose. Carmen, grazie, grazie davvero per essere qui con noi oggi. Sì. Carmen dice spesso loro, mi sono rivolta a loro. Secondo loro non era sufficiente, a loro non è bastato. Quando ha deciso di rivolgersi a loro? Loro chi sono? Loro sono le assistenti sociali. Mi sono rivolta a loro proprio per uscire da una situazione di violenza in casa. Volevo dare un taglio a questo. Mi sono rivolta appunto a loro, che quando sono andata lì mi hanno detto: aspetti un attimo. Mi hanno fatto aspettare, sono tornate dopo un'ora e mi hanno detto che io potevo andare e che mi avrebbero fatto sapere qualcosa, che nel frattempo loro sarebbero andate a prendere i bambini all'asilo. Dopodiché non ho saputo più niente. Per quanto tempo? Almeno per una settimana, perché ho continuato a telefonare tutti i giorni, tanto così che un giorno mi ha messo anche giù il telefono quando ho sentito che ero io. E dopo una settimana mi hanno detto che dovevano essere sistemati in un posto dove loro potessero, i bambini potessero stare bene, perché dovevano pensare al loro benessere. E io dovevo rimettermi un po' a posto perché ero indigente, di conseguenza non potevo mantenerli. E così. Quindi la motivazione era questa: lei è indigente, non può prendersi cura dei suoi figli, infatti. Ci pensiamo noi. Per quanto tempo va avanti questa cosa? Cioè, dopo quanto riesce a vederli da quel giorno? Da quel giorno sono passati 2 mesi prima che io li rivedessi. Per 2 mesi non li ha visti, non li ha sentiti? No, non li ho visti, non li ho sentiti. Chiedevo tutti i giorni di loro, che mi dicevano che stavano bene, che questo, tutto questo che mi potevano dire. Com'erano quei 2 mesi?
angoscianti. Indescrivibili. Assolutamente, assolutamente, perché è successo tutto in un attimo, mi mancavano tantissimo e al di là di quanto mi mancavano pensavo come potevano stare loro, con chi erano. L'età di questi bambini? 5 e 6 anni adesso. Adesso. Allora avevano? 3 e 2. 3 e 2 anni, 2 e 3 anni. Succede tutto questo e Carmen comincia a darsi da fare in tutti i modi, l'abbiamo anche sentito, per cui trova un lavoro come cameriera e loro dicono? Non è un orario adatto a una famiglia. Non va bene, quindi ne trova un altro, giusto? In un'agenzia. Sì. E loro dicono? Che non è sufficiente come stipendio. Trova un lavoro in una lavanderia e loro dicono? Quello era distante da casa e a quel punto mi chiedono anche la patente. Perché ha preso anche la patente? Certo. E a quel punto? E a quel punto continuo ad aspettare, mi hanno fatto vedere i miei bambini una volta ogni 15 giorni e che dovevo ancora migliorare e trovare una stabilità. Cioè che in pratica significa? Non saprei, perché casa ce l'ho, lavoro ce l'ho. Lei a casa, lavoro, ha preso anche la patente. Anche la patente. Cioè quindi ha fatto tutto quello che le chiedevano di fare. Sì. Che grazie a quale provvedimento? Cioè un provvedimento dell'autorità giudiziaria? Non è una cosa che gestisce solo il servizio sociale. Lei ha avuto rapporti con il tribunale per i minori? Sì, ho aspettato che mi chiamasse in udienza. C'è un provvedimento di questo tribunale? Ultimamente uscito, sì. Dopo 2 anni? Sì. Prima era uscito un provvedimento nel quale diceva che io potevo vedere i miei figli, che una volta stabilita, teoricamente dovevano tornare con me. Sempre un provvedimento del tribunale per i minori? Sì, sì, quindi ci sono stati 2 provvedimenti in, questo, mm-hmm. in questi 2 anni. Sì, dopodiché sono passati altri 4 assistenti sociali, le quali non avevano mandato le loro relazioni perché mi è capitato di andare personalmente ai tribunali. Mi avevano detto che da 2 anni a questa parte non c'era niente. Scusa, una domanda, ma senza voler entrare nel caso perché non sappiamo poi i motivi che inducono. Certo. Ma tu hai parlato di per sottrarti o la sottrarre violenza. I minori alla violenza, come fatto iniziale hai detto questo. Qual era il tipo, la violenza che si vive in famiglia tra te e tuo marito?